siamo alle fasi finali di Doppia Corsia. Una canzone nuova, dicevi, e sì che mi pareva di averla già sentita. È la prima volta che l'ascolto. Comunque, in attesa dell'album, ve la risentirete altre volte, ve lo anticipo già, anche perché è molto bella. Va bene. Detto questo, allora, la nostra attenzione quest'oggi, in questi ultimi minuti di puntata, si sposta alla situazione della Bosnia Erzegovina, colpita circa una decina di giorni fa da un violente alluvione. Davvero sott'acqua questa terra, è stata la prima volta, diciamo, che si sono trovati a vivere una situazione così tragica. Davvero si parla appunto essere tra le più forti piogge negli ultimi 120 anni, quindi che hanno sommerso l'intero paese balcanico. Ma dirci tutto e di più è il nostro ospite, che si trova, io spero di pronunciare correttamente il luogo, a Tuzla, quindi una città della Bosnia Erzegovina, una delle città più colpite da questo tragico alluvione. Sembra che in questi giorni ci sia stata una tregua, ecco, dalle abbondanti piogge, ma lo chiediamo a Edin. A Edin, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, Edin, tu ti trovi a Tuzla, dicevo, una delle città più colpite. Com'è la situazione? È vero che c'è stata sembra esserci un pochino di tregua? Sì, ormai adesso la temperatura si è alzata, ormai ieri, altro ieri erano circa 30 gradi, ma dopo tutta questa alluvione che si è successa, tutta acqua che è uscita e che si è mescolata, e ormai c'è il pericolo per le malattie infettive, certo, eccetera. Le persone ormai, quelle che hanno rimasto senza le loro case, che sono scivolate con la terra dopo tutta questa pioggia che si è successa, che sono rimasti senza loro case, adesso vivono ormai nei centri qua a Tuzla o a Svince, che hanno organizzato preso militari o comune, eccetera. Purtroppo ci sono state delle vittime, tantissimi gli sfollati, anche la tua famiglia mi raccontavi che non ha più una casa. Sì, perché l'acqua entrava nella casa, perché tutto è successo in un giorno, giovedì, quando è cominciata proprio in 2 ore l'acqua è arrivata più di un metro nella casa e dovevano proprio scappare, come nel 92 quando è cominciata la guerra. Mamma mia. Una tragedia immane, anche perché l'acqua fa dei danni enormi. Noi che cosa possiamo fare da qui? Come possiamo aiutarvi? A me è la solita domanda che faccio quando mi trovo a intervistare persone, gente che ha subito cose di questo tipo. Quindi che cosa possiamo fare noi? Come vi possiamo aiutare? Per adesso, prima cosa, secondo me, che si può, con quale si può aiutare, è portare le robe per pulire tutti questi terreni, per disinfettare le case, per esempio dentifricio, spazzolino di denti o tutta questa roba che aiuta per lavare, come le persone, anche disinfettare le case, i terreni, perché adesso c'è tanto pericolo che le malattie non si svolgono. Delle infezioni praticamente, c'è, sì, il pericolo perché smettendo la pioggia con il sole aumenta la possibilità di che anche i corpi morti degli animali si putrefanno e quindi aumenta il pericolo di questo, giusto? Sì, sì, per esempio vicino a Dobo, in una stalla dove erano 400 vacche, tutte sono morte, solo poche sono sopravvissute. Ormai si vedono i corpi di queste vacche che sono sull'acqua, che queste persone non hanno il meccanismo, non hanno gli attrezzi di bruciarli, di spostarli, certo, da questi terreni. Adesso con tutta questa... con tutto questo sole e alte temperature non riesci neanche a avvicinarsi di tutto questo profumo che è come... Ecco, e se è interrotto, ti chiedo una cosa anche particolare da far conoscere, se è interrotto quel progetto iniziato ormai qualche anno fa, non so esattamente, ecco, ci puoi dar tu, insomma, penso negli anni 90, questo progetto di pace, le mucche della Val Rendena Zebrenica. Ecco. Ormai da 2010 abbiamo donato 137 mance gravide o pronte di ingravidarli al territorio di Srebrenica, vuol dire un'area di Sucesca, ma che
copre la territoria di Srebrenica e comune di Milici, e ormai adesso abbiamo più di 300 capi che controlliamo, ma in quelli terreni non è stata alluvione, perché loro sono a circa 750 metri di altitudine, per quello sì. Perfetto, allora lanciamo i riferimenti per dire a tutte le persone che ci stanno seguendo, che ci stanno ascoltando, che ci stanno vedendo, come aiutare questo popolo, questa gente che è in difficoltà a causa dell'alluvione. Francesca, tu hai dei riferimenti? Sono qui vicino, anche a casa. Sì. Allora, sicuramente uno dei siti più accreditati per conoscere le ONG e le associazioni che operano soprattutto in loco è questo: www.osservatoriobalcanicaucaso.org. Lì si trovano anche in sovraimpressione, nei dettagli tutte vedere le informazioni e anche gli aggiornamenti ovviamente sulla situazione. Ormai sì. Prego. Sì. Ormai su quel punto, su quel sito si trovano le organizzazioni che ormai sono sul terreno, che lavorano, che sono già approvate, che sono sicure, e tramite di loro si può o donare i soldi o organizzare i viaggi, portare le persone che aiutano a pulire o portare le robe che sono necessarie per aiutarli. Sappiamo Perfetto. Che è attiva anche la Caritas, quindi tanti i canali per poter sì. aiutare. Sì, anche Croce Rossa che stavo lavorando un buon lavoro in questi momenti. Allora dai, rilanciamo questa cosa attraverso i microfoni di Radio Pace, di Telepace, rilanciamo la necessità di aiutare i Balcani, la Serbia, da questi danni, dall'inondazione. Ecco, cerchiamo di stare vicino a questo popolo che è vicino a noi, tra l'altro, e per cui anche una goccia, come dice Don Guido, adesso io può fare lo molto, imito, sì. Però anche una piccola goccia, anche poco, ma magari può fare molto per queste persone che non hanno più niente. Quindi vi prego, aiutiamo questi popoli, aiutiamo questa gente, davvero. Grazie Edin per la tua testimonianza, grazie per le tue parole che nella loro semplicità ci hanno davvero colpito.